una conferenza stampa a Palazzo Madama al Senato che finalmente ha messo in luce la situazione disumana nella quale si trova Ilaria. Sono qui perché secondo me è più una vergogna che in Europa ci siano ancora dei paesi che vengono in queste condizioni delle persone. Sono ancora condannate. Qui ci sono i più facili, non si sa esattamente se è responsabile o no, ma anche se non fosse, non sarebbero queste comunque le condizioni in cui si tiene un detenuto. Penso che una situazione del genere non lasci indifferente nessuno, non può lasciare indifferenti nessuno, perché come tanti altri casi che ci sono e che purtroppo non sono conosciuti a sufficienza, queste sono delle terribili deprivazioni di libertà, di diritti e di riconoscimento dell'umana esistenza. Penso che magari ci potrebbero essere delle soluzioni che forse non vengono affrontate proprio per cercare di capire all'origine questo abbinamento tra governo italiano e governo dell'Ungheria che è un po' un disastro a livello politico.